Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Torniamo oggi ad occuparci di Serie 1 maschile. Andiamo in casa della The Hacker Bologna e per farlo è un piacere ritrovare nel nostro salotto virtuale il tecnico della formazione felsina, Federico Mistrangelo. Mister, bentornato, è un piacere riaverti insieme a noi. Grazie Andrea, piacere mio. E allora io parto come sempre dall'ultima uscita ufficiale nel match della nona giornata di campionato. La The Hacker ritrova il successo superando in trasferta la Roma Visnova. Quali sono gli spunti che vi ha offerto la trasferta di Monterotondo? Ma sicuramente dobbiamo lavorare ancora su tanti aspetti. Abbiamo fatto una partita in salita, come ci capita spesso, partendo male, soprattutto brutte percentuali di uomini in meno, regalando insomma tante espulsioni, boh, trovate un po' così da loro. E su questo sicuro è un aspetto che dobbiamo insomma ragionare in vista delle prossime partite. Per il resto, poi la partita. Nel terzo tempo abbiamo fatto un break di 6-1, quindi lì poi è andata poi tutto un po' più in discesa, però all'inizio, non l'approccio perché non mi piace parlare di approccio, per come abbiamo giocato il pressing non era tanto consentito, falli sugli esterni, falli semplici che sembravano che diventavano espulsioni e quindi probabilmente lì dobbiamo adattarci prima a quello che è il metro arbitrale, che è un po' quello che succede sempre poi in questo campionato. Certo. Dal meno 3 di metà partita al più 3 finale, ti chiedo qual è stata la scintilla che vi ha permesso di ribaltare il match? Anzi, al più 4 finale, non voglio sbagliarmi. Sì, ma in realtà sì, quel terzo tempo, già a fine secondo tempo, eravamo un po' più in fiducia e abbiamo fatto qualche buona difesa e siamo ripartiti in fuga 2 o 3 volte. Eravamo già partiti prima diverse volte, ma non riuscendo a finalizzare, non riuscendo a servire il giocatore libero. Però insomma, abbiamo voluto comunque nuotare tutta la partita e insistendo su quello, poi la Roma ha sbagliato qualcosina e noi siamo riusciti a portare a casa il risultato. Cosa hai detto alla squadra alla ripresa degli allenamenti? Anche perché tempo tra un match e l'altro è praticamente pari a zero, no? Sì, ma infatti noi ci siamo messi subito in campo a provare situazioni. Non ti dico cosa gli ho detto perché Top secret. probabilmente dopo una vittoria, non eravamo proprio rilassati, però non stavamo facendo quello che avevo chiesto e sembrava la partitella amichevole della pausa di Natale, per cui non è andato bene quello, ma poi dopo ci siamo rimessi insomma in carreggiata a metà allenamento a provare insomma, le situazioni che ci servono per affrontare poi il quinto. Certo. Dall'occhio esterno dello stratega, del condottiero della nave, da fuori, che percezione hai del lavoro svolto fin qui? A che punto è il percorso di crescita della The Hacker? È un percorso un po' con qualche stop di troppo, però sapevamo che questa squadra aveva un buon potenziale, ma anche qualche difetto da come l'abbiamo costruita insieme con Arnaldo Deserti, quindi eravamo consapevoli di quello che mancava a questa squadra e bisogna sopperire con il gioco a certe situazioni. Per esempio la sua assenza di Deserti come giocatore, che comunque era fondamentale, l'assenza di Guerrato, che per noi era un giocatore che valeva doppio, perché marcava, andava al centro, nuotava, insomma, valeva doppio o triplo anche. E quindi i cambi che abbiamo fatto sono di livello, ci piacciono i giocatori che abbiamo scelto, però metterli insieme a volte è complicato. Certo. Vado un attimo sul personale perché
La notizia di questi giorni, le nuove nomine del settore giovanile della Federnuoto. Federico Mistrangelo sarà il nuovo responsabile delle selezioni Under 16 e Under 15. Quanto ti inorgoglisce questa nomina? Mi inorgoglisce molto e sicuramente sento la responsabilità dell'incarico, però sì, sono molto contento di lavorare con i giovani di nuovo, dopo averlo fatto a Savona per diversi anni e soprattutto con i giovani di qualità e di dare, speriamo, un impulso positivo, comunque di continuare il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni e insomma, più che altro in vista, non degli impegni imminenti, quindi mondiali o europei giovanili, ma per dare un ricambio generazionale poi quando servirà la nazionale Torno sulla stringente attualità. Domani vi attende lo scontro diretto in trasferta contro l'Iren Genova Quinto. Che partita vedremo secondo te ad Albaro? giochiamo in casa. Oh, sorry. Giochiamo in casa a Bologna, quindi non cambia molto perché insomma, purtroppo noi non abbiamo questo fattore casa che hanno altri, però sicuramente la partita sarà una partita, dico brutta, ma tra virgolette, perché spesso le partite del quinto hanno un ritmo tutto loro, giocano benissimo la fase difensiva e in attacco poi magari. Hanno un ritmo diverso perché di fatto non sei tanto abituato a giocare le partite a punteggio basso e secondo me è per quello che tante squadre poi vengono indotte a giocare male. Insomma, loro ti portano spesso a giocare peggio di quello che fai e secondo me è un grande merito del quinto, non dico che sia un demerito e quindi sappiamo che sarà difficile. Ripeto, la loro fase difensiva è quella che ci preoccupa di più. Poi, ovviamente, quando giochi le partite a punteggio basso, anche ogni errore che fai nella tua difesa lo paghi caro. E quindi, fondamentalmente, mi aspetto quello. Loro hanno un portiere molto forte, Molina, che è il loro fulcro attacco e difesa, e poi quando va a marcare anche Figari, insomma, possono fare anche un po' di pressing. E gli viene permesso di fare un po' di pressing, cosa che tante squadre non hanno più neanche il coraggio di fare perché poi vai su mille espulsioni e perdi giocatori chiave. Quindi quello è un po' il cruccio che hanno un po' tutti gli allenatori in questo periodo. Possiamo permetterci o no di fare anche qualche secondo di pressing nell'azione? E con questa domanda di Federico Mistrangelo chiudiamo la nostra chiacchierata. Io ringrazio il mister per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Federico, grazie mille. Grazie a te.